Partiamo per un giro nel nuovo Cremona Circuit 3.0. Prima curva si arriva velocissimi, si scala in terza, poi è pericolosissimo perché si rischia di andare verso il cordolo esterno. Staccatone, seconda o prima in base alle moto. Si riapre con molta dolcezza, qui rischio di side è molto facile. Sinistra, bisogna essere velocissimi nel cambio di direzione, sinistra, destra, scollina, quindi attenzione. Qua ancora attenzione nella presa del gas, pericolo ai side, staccatone, qui bisogna spigolare tantissimo, larghi, 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 poi pam, cordolo interno, si rialza, full gas, si buttano dentro tutte le marce, terza, quarta, quinta, in base alle moto, quarta, quinta, si arriva, si scala terza o seconda, gas in mano, pick up rapido, cambio di direzione, qui per... Qui hanno riasfaltato, quindi non ci sono più le buche in staccata, bellissimo, tantissima roba. Si va a spigolare di nuovo in questo tornantone che ci porterà nella parte veloce della pista. Si butta dentro due marce, short shift, destra in appoggio, full gas, si riapre, terza, quarta, staccatone di nuovo. Questo è il leitmotiv di tutta la pista, si lascia andare larghi per poi spigolare, tornare alla corda e riaprire il prima possibile. Rettilineo e ci stiamo avvicinando verso la parte nuova della pista, fino alla seconda o terza, dentro, cucite il cordolo a sinistra, cambio direzione, qui non rende quanto è la differenza di pendenza tra una curva e l'altra. Ultimo tornantone, il banking è incredibile, ti porta tantissimo dentro, si riapre, si tocca il cordolo all'esterno e full gas sul rettilineo.